io vorrei rapidamente ragionare un po' con voi sul tema del dono e per cercare di vederne le radici, la radicalità e anche per interrogarci su che cosa abbiamo noi a che fare con questa dimensione, al di là appunto delle parole. Perché, vedete, il tema del dono, non c'è alcun dubbio, nella nostra civiltà, ma per quanto ne so anche in altri contesti culturali, ha sempre assunto, sostanzialmente assunto, lo vedremo insomma con qualche differenza, ma un significato che sta all'interno di un processo di scambio, non c'è alcun dubbio. La radice con cui noi diciamo dono, che ricorre in tanti idiomi, dedo, in alcuni di questi è la stessa radice con cui si dice il termine ricevere. Ci sono delle lingue, anch'esse indoeuropee, in grosso modo come la nostra, in cui la medesima radice dà vita ai termini che indicano il donare, il dare, il termine e la radice è la stessa, e anche il prendere e il ricevere. L'ambiguità del dono è sempre stata presente nelle lingue e nel pensiero che le lingue portano con sé e nei ragionamenti che intorno a questo tema si sono fatti. È un tema molto studiato questo, no? Ma parrebbe che non si uscisse mai o si facesse una straordinaria fatica a uscire dalla dimensione dello scambio, del dare e ricevere, del dare per ricevere, del donare per avere. Un poeta latino dice: quisquis magna dedit, chiunque ha dato tanto, grandi cose, volvit sibi magna remitti, vuole che tante altrettanto cose grandi gli siano ridate. E torno un po' dappertutto questo tema, no? In un passo delle storie di Erodoto, Creso, che non è stato, cui gli dèi non hanno risposto, dice: se non sia usanza del Dio frodare i suoi benefattori. Ho tanto donato al Dio, ho tanto pregato, tanti sacrifici gli ho fatto, e lui mi ha frodato perché non mi ha ridato nulla. E le citazioni potrebbero essere infinite. Sempre un rapporto di scambio, sempre un rapporto di relazione, sempre un rapporto di dot des, no? Difficile uscire da questo rapporto. E quando il dono sembra gratuito, insisteremo su questa parola ovviamente, quando il dono sembra gratuito lo temo ancora di più, perché non ce l'era mica un inganno, tipico il cavallo di Troia, no? Non ce l'era mica un inganno, non sarà mica un trucco sto dono, mi si presenta così, gratis, grazia, graziosus, ma non ce l'era mica un inganno, lo temo il dono gratuito, tendenzialmente lo temo il dono gratuito. Anche perché il dono gratuito non è forse quello che obbliga di più. Eh sì, quando uno mi fa un dono gratuito io sono obbligato ancora di più che in un dono normale, gli scambi di dono è natale. Se uno mi fa un dono gratuito, un dono a cui penso di non poter restituire in qualche modo, mi sento ancora più obbligato, quindi un dono pesante, un dono che alla fine diventa l'opposto di un dono che obbliga, un dono che costringe. E in tanti contesti che sono stati studiati dagli antropologi, questo non è un'idea, questa è una realtà. Nell'antica Cina il dono più che temeva, che un villaggio poteva temere di più, era che gli arrivasse da un altro villaggio una,
una straordinaria scorta di, non so, di beni alimentari, di altre cose, perché questo doveva essere restituito. Gli antropologi hanno studiato che addirittura con questo meccanismo potevano nascere delle situazioni di carestia, perché dono su dono, io donavo, tu donavi, sempre qualcosa di più, eccetera, eccetera, e massacravano bestiame, dissipavano risorse. Il dono è pericoloso. Trattiamo una materia molto pericolosa, pericolosa. La strada del dono è una strada irta di difficoltà, sia per capirne bene il meccanismo culturale, antropologico, sia per capirne bene il significato. Soprattutto se pensiamo alla gratuità del dono. Riusciamo davvero a pensare il dono gratuito? Lasciamo per aperta la questione di che cosa avvenga a colui che riceve il dono perfettamente gratuito. È straordinariamente obbligante il dono assolutamente gratuito. Fate attenzione, mi mette in una condizione di inferiorità. Come faccio a corrispondere a un dono perfettamente gratuito? Mi mette in una condizione di inferiorità. Allora, è un dono veramente. È un dono veramente, un dono che mette chi lo riceve in una condizione di difficoltà, di inferiorità. Possiamo definirlo un dono? Perché il dono perfettamente gratuito provoca perfettamente per forza una reazione di questo genere da parte di chi lo riceve, no? Non mi pare. Quindi è pericoloso ricevere un dono perfettamente gratuito, ma siamo capaci di un dono perfettamente gratuito? Ammesso che ci sia un dono perfettamente gratuito, la conseguenza dovrebbe essere, mi pare, quella di che non è un dono, perché mette in difficoltà chi lo riceve. Ma è possibile un dono perfettamente gratuito? Anche nell'antichità questa idea era emersa, no? Cito uno per tutti, un filosofo che poi ha un'influenza enorme anche nella formazione della teologia cristiana, della cultura cristiana, cioè Platone. Platone se la prende con l'idea del dono come scambio, diciamo che dono è lo scambio. L'Eutifrone, uno dei primi dialoghi di Platone, no? Che ha come tema che cosa sia la pietà in senso anche religioso, e se la prende con il suo interlocutore che dice che la pietà, il culto, la pietà come culto, è sostanzialmente appunto un sacrificare gli dèi, un pregare gli dèi. Dice, ma che roba è questa, Eutifrone, la tua pietà? Questa non è pietà, questa non è Eusebia, questa è una emporiche tecne, è una tecnica commerciale. Do per ricevere è un commercio, cosa c'entra con la pietà? Quindi i limiti e la miseria di un'idea di dono come scambio non è soltanto della cristianità con la sua idea fondamentale della gratuità del dono, è anche nell'antichità. Ma è gratuito? Che cosa si oppone all'emporiche tecne per Platone? Si impone l'insegnamento filosofico, no? Socrate. Socrate non vuole in cambio niente dai suoi insegnamenti, va in giro, insegna, e non vuole in cambio niente, se la prende con i sofisti, perché invece i sofisti vogliono essere pagati, emporiche tecne. E Socrate invece dona gratuitamente il suo sapere. Ma è gratuito questo dono? Ma è un dono gratuito per modo di dire, perché nell'esibire la propria sapienza è chiaro che Socrate ne è del tutto gratificato. Anche nel momento del sacrificio Socrate, e cito Socrate perché è un po', no? Il simbolo del filosofo, no? Anche nel momento del giudizio e del suo sacrificio, in qualche modo, no? Socrate va incontro alla pena, no? Come sapete, no?
rifiuta la fuga, va incontro alla sua pena, beh, nel suo ultimo discorso riportato dall'Apologia di Platone, non è una autoesaltazione del suo spirito e della sua filosofia, no? È talmente evidente, no? della unicità della sua capacità di donare gratuitamente. Ma è gratuito questo? Beh, Socrate non avrebbe potuto assolutamente farne a meno di mostrare così, di esibire, ma nel senso buono del termine, così la propria natura. Quindi quando io faccio un dono gratuito, nel fare questo dono, metto in mostra in me in modo così evidente la sublimità della mia natura, posso dirlo ancora un dono gratuito. Ma se faccio un dono veramente gratuito, come quello di Socrate quando educa gratuitamente appunto ad essere filosofi, a comportarsi, a vivere da filosofi, disinteressati, eccetera, eccetera, eccetera. Quando mi mostro in questa veste, forse non è il modo in cui io appunto esprimo questa sublimità della mia natura e non posso fare altrimenti, e quindi non ne ho forse una nell'essere riconosciuto e nel riconoscermi così, non ho forse una restituzione di ciò che ho dato? Non sono forse ricambiato dal mio dono? Mi pare di sì. Mi pare di sì, io sono ricambiato dal mio dono. Ma posso pensarlo diversamente, la gratuità? Sì, posso pensarla diversamente. Questo è il grande problema che incontra la cristianità, perché, ripeto, in quanto tale, la cultura classica ha un'idea della gratuità del dono. Il filosofo dona gratuitamente il suo sapere. Ma in questo, da Socrate in poi, mostra anche tutto l'orgoglio del suo sapere. Questo tema dell'orgoglio filosofico è stato sottolineato in lungo e largo, per esempio, da Sant'Agostino nei confronti degli stoici, eccetera, no? Sì, io dono gratuitamente, non voglio niente in cambio di te, ma guarda la mia sapienza, ma guarda la mia capacità di donare senza chiedere in cambio. Ma il cambio c'è, perché il mio mostrarmi così sapiente, sono ricambiato da questo, sono risarcito da questo, non mi interessa che sia un altro a riconoscermi, sono io che mi riconosco, in qualche modo c'è uno sdoppiamento, no? Questo è chiarissimo in tutta la filosofia stoica, ma soprattutto in quella epicurea. Immaginatevi Lucrezio, no? Con quanto orgoglio mostra appunto la propria sapienza, disinteressato totalmente che il volgo lo riconosca. Scrive la sua grande opera ed è del tutto disinteressato che il volgo lo riconosca nella sua sapienza. Lui sa di esserlo, lui sa, lui conosce la propria altezza e nel mostrarla è risarcito. Il tono cambia nella cristianità, ma con grossi problemi che appunto vanno indagati, no? Noi, prima domanda che faccio, no? Poi offrendola alla nostra meditazione di tutti noi, no? Per quanto riguarda questo primo aspetto del tema, pensiamo di essere usciti da questa, a questi circoli un po' viziosi, quando pensiamo al dono, siamo sicuri di essere anche semplicemente usciti dallo schema di scambio,
oppure la gratuità la intendiamo ancora in termini, virgolette, un po' filosofico, trattino, pagani? Chiediamocelo. Ammettiamo che i limiti di questa dimensione li abbiamo compresi, allora vediamo se appunto ci ritroviamo all'interno di una dimensione che sicuramente ha compreso i limiti in cui la cultura pagana classica intendeva il dono e ha mostrato di volerli superare. È la, diciamo, la tradizione della cristianità, non c'è dubbio. I testi della cristianità mostrano, i fondamenti della cristianità mostrano un'idea di dono che vorrebbe, vuole superare i limiti che ho appena cercato di indicarvi. Prima domanda, li abbiamo superati quei limiti? Seconda domanda, vediamo un po' quest'altra dimensione e se ci ritroviamo in quest'altra dimensione. Il modello del dono, chiarissimo, in quest'altra dimensione, nella dimensione della cristianità, lascio perdere ebraismo e poi Islam. Islam è una eresia dell'ebraismo, è una eresia non cristiana ma ebraica, chiarissimamente. E parlo delle ortodossie, poi ognuno di questi monoteismi ha 10.000 filoni mistici, eretici, particolari, parlo delle grandi ortodossie. Nel caso dell'Islam la grande ortodossia sunnita, la grande tradizione rabbinica, insomma quelle le grandi ortodossie, poi ovviamente il discorso cambierebbe se parlassimo di sciismo da una parte, di cabala dall'altra e non la finiremo più. Ma le grandi ortodossie. Per le grandi ortodossie il tema del dono, ma c'è, non c'è, non saprei francamente. Il tema della gratuità del dono, se prevale quello, prevale lo scambio. Certo, vi sono dei passi veterotestamentari in cui emerge questo dono, la Trinità di Abramo, il modo in cui Abramo accoglie. Famoso passo della Trinità abramitica, beh, lì è una dimensione di accoglienza totalmente gratuita, che appare totalmente gratuita e che si esprime questa gratuità in che cosa? Nella gioia, nella letizia con cui viene accolto lo straniero, l'altro, lo sconosciuto, gli viene data ospitalità. La letizia, senza nessun pregiudizio e senza nessun fine, quell'atto di ospitalità dà gioia a chi lo fa, a chi lo dà gioia pura, senza presupposto e senza scopo. Questo è il tratto, ma ci sono tratti che contraddicono totalmente questo discorso nel Vecchio Testamento. Quindi vediamo qui, anche per la sede in cui siamo, mi pare giusto concentrare la nostra attenzione sulla differenza radicale che segna l'idea di dono cristiana da quella classico-pagana, che ho prima cercato di illustrare nella sua complessità. Beh, lì il modello è quello, lo sappiamo. Il modello del dono è quello di un signore, io credo sia quello il modello, no? Che si svuota completamente del proprio avere, si svuota completamente della propria potenza, che non è geloso per nulla, in nessun modo, e dona integralmente la propria potenza al figlio. La dona integralmente, ne fa il pieno erede. E come in tante parabole evangeliche appare, si ritira.
salva il figlio, come il samaritano, gli dona la vita e se ne va. E lo lascia pienamente erede, cioè il figlio non sarebbe nemmeno nelle condizioni, io ritengo, di ringraziare il padre. È pieno erede. Ed eventualmente è il figlio stesso che ritorna. Il padre non fa nulla, nulla per farlo tornare. Nulla. Figlio al prodigo, fa qualcosa, gli manda letterine, messaggi, gli invia messaggeri, lo ricatta in qualche modo dicendo che sta male, che ha il raffreddore, che ne so. Attende, attende, è in attesa. Il padre ha donato tutto, perché così anche rabbinicamente si deve intendere la parabola. Il figlio che ha preso tutto in eredità vuol dire che di fatto è come avesse messo a morte il padre. Il suo ritorno in qualche modo fa risuscitare il padre. Ma quello che è importantissimo è che il padre dà tutto al figlio, fino a morire. Fino a morire. Il figlio vuole andarsene ad avere la sua eredità. Rabbinicamente si deve intendere che il figlio mette a morte il padre, cristianamente. Il padre muore e dà tutto al figlio, in modo che il figlio nemmeno potrebbe ringraziare il padre, perché il padre non può risarcire nulla al padre, non c'è più. Torna il figlio al padre. Il padre risuscita attraverso il ritorno assolutamente libero del figlio. Ma quello che conta è che in questo dono c'è un soggetto, il Signore, il Padre, che si svuota totalmente di ogni potenza e si svuota in modo tale da rendere anche impossibile il concetto di un contraccambio, perché non c'è più. E tutto sta alla libertà del figlio il ritorno eventuale. E questo è il modello del dono perfettamente gratuito, perché per capire qualcosa non dobbiamo stressare l'idea fino all'estremo, perché sennò sono tutte ideuzze. Allora l'idea stressata all'estremo del dono può essere solo questa: io dono qualcosa, il mio dono, mi svuoto totalmente fino, come dire, a non esserci. Svuotare è questo, fare il vuoto, kenosis, il termine kenosis greco viene da keno, che vuol dire vuoto, 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 cioè una cosa che non è, e vuoto non è. Mi svuoto totalmente, ma non così, mi svuoto donando tutto al figlio, facendolo pienamente erede. Il figlio si trova nella situazione, lui liberamente, nulla lo obbliga, nulla, nulla gli è richiesto, nulla lo obbliga. Non c'è nessuna presenza che lo costringa, che lo obbliga. Lui può ritornare al padre risuscitandolo. Come? Tenersi il dono e felici qui. Io credo che noi siamo perfettamente in questa condizione. E credo che questo sia una corretta interpretazione anche del testo cristiano, teologicamente, forse filosoficamente, io credo di sicuro, ma forse anche teologicamente. È la vera interpretazione teologica forte anche del tema che va in tutte le bocche degli stolti della morte di Dio. Per i cristiani, Dio è morto se non tornano a Lui.
Per i cristiani Dio può essere soltanto se ci ritornano liberamente. Non può essere un fondamento superstizioso sopra cui stare. O ci torni, allora c'è. O non ci torni, non c'è, è morto. Ecco il senso del dono, il senso radicale del dono. Cosa chiede in base a questa immagine, a questa dimensione che ho cercato di mostrarvi? Esigentissimo, ovviamente, che non ha assolutamente analogo né negli altri monoteismi, dove non esiste questa dialettica, no? L'assoluto, assoluto, sì, basta. E invece nel cristiano questa dialettica deve esistere, perché Dio, Logos, si fa carne, muore. Ecco. E tutte le parabole, le parole di Gesù, che in tutti i modi, secondo me, indicano questa strada, le grandi parabole gesuane, quella del samaritano, quella del figlio del prodigo, eccetera, indicano prepotentemente questa dimensione radicale, questo amore esigentissimo, no? Come ha detto un grande teologo, che è il mandatum novum, cioè il comandamento per eccellenza, l'unico comandamento, mandatum, che più che comandamento è parola di Gesù e responsabilità per chi l'accoglie. Parola che manda, non comandamento, sto qua, no, parola che manda, che destina o che dovrebbe destinare, che ti dà un mandato, una responsabilità. Quale mandato, quale responsabilità, quale destino? E qui è la preghiera, no? È la preghiera per eccellenza dei cristiani. Non è la preghiera per eccellenza dei cristiani. La preghiera per eccellenza dei cristiani dice, a un certo punto, in totale analogia con la grande immagine della kenosi, dello svuotamento, no? Rimetti a noi i nostri debiti, debito, de abere. De avere vuol dire non avere, no? De avere. Come noi, attenzione, li abbiamo rimessi ai nostri debitori, non come noi li rimettiamo. Perché la traduzione letterale del greco è questa: come noi li abbiamo, allora aggiungiamo, come noi li abbiamo già rimessi ai nostri debitori. Rimettili a noi, perché noi li abbiamo già rimessi i nostri debitori. Quindi non c'è lo schema di scambio, perché sennò sarebbe completamente dentro lo schema di scambio. Ti prego, rimetti i nostri debiti e io li rimetto ai miei debitori. Se me li rimetti a me, io li rimetto anche ai miei debitori. Come ragioniamo quando diciamo, quando recitiamo il Padre Nostro? Come l'intendiamo quel versetto? Nello schema di scambio, paganamente, o nello schema cristiano? Cioè, come tu ti sei svuotato, come tu ti sei svuotato, o possiamo anche intendere, come tu ti svuoti completamente perché io sia pienamente erede, perché non dipenda da te, perché no, quando io sono pienamente erede, quando non dipendo più da mio padre, sono pienamente erede. Perché se dipende da mio padre non sono pienamente erede. Come tu hai rimesso la tua potenza facendo pieno erede tuo figlio, il figlio, così noi dimettiamo la nostra potenza, cioè rinunciamo ai nostri debiti, liberando gli altri dall'esserci debitori. Nel Padre Nostro risuona perfettamente, in analogia al grande modello gesuano, no? Risuona perfettamente questo schema di dono gratuito. Senza attendermi nulla da te, prima che tu mi rimetta i miei debiti, io li ho rimessi, io mi sono svuotato, vedi, mi sono svuotato, cioè ho seguito
la tua idea di dono gratuito. Mi sono completamente svuotato. Ora che mi sono perfettamente svuotato, quindi che non ho fatto questo in attesa di un cambio, ma ora che mi sono già perfettamente svuotato di ciò che avevo, di ciò che potevo avere, ora rimetti tu, rimettimi il debito che io ho per te, che io dono ai tuoi confronti. Qual è questo debito? Ma l'esserci, la vita, semplicemente. In uno schema monoteistico, questo, Padre, Signore, ciò che ha dato vita. Ma la straordinarietà del messaggio cristiano è che il Signore onnipotente che ha dato vita, che è il Signore della vita, manifesta questa sua potenza proprio nello svuotarsi, nel farci eredi, nel farci figli, attraverso il Figlio. Ma naturalmente il Figlio dice, ci dice, parola di Gesù, che tutti potremmo essere eredi come lui se lo seguiamo. Se lo seguiamo, no? E il Padre indica, il Padre nostro indica, secondo me, la quintessenza di questa sequela, in quel versetto. Rimetti il mio debito, perché noi il nostro l'abbiamo già rimesso. Questo è dono gratuito? Sì, è dono, certamente. Forse facciamo fatica a pensare una gratuità più radicale, pensare più radicalmente l'idea di un dono gratuito. Tuttavia bisognerebbe ulteriormente purificarlo da ogni venatura, come dire, psicologica, no? L'altissima spiritualità di questa dimensione che Gesù nei Vangeli ci presenta, questa spiritualità altissima, no? Che fa dire a un Nietzsche, no? Beh, io non sono credente, tuttavia determinate parole, certe parole di Gesù sono divine. È difficile trovare parole di più alta spiritualità, anche per un filosofo, non di quelle che incontriamo nei Vangeli. Sfide più radicali anche per il pensiero, no? Perché in questo caso è una sfida per il pensiero. E se ho analizzato tutte le dimensioni del dono, filosofi su filosofi, sono impegnati su queste dimensioni, ma certamente il limite, quando si vuole pensare al dono di grazia, al dono perfettamente gratuito, anche la filosofia, anche il pensiero filosofico incontra come suo limite questa dimensione gesuana. È possibile pensare un dono gratuito oltre questa dimensione, oltre questo limite? Pare di no. Cioè il dono che io compio svuotandomi completamente di ogni potenza, affidandola per così dire a un altro, al Figlio, e sparendo, cioè attendendo il suo ritorno per essere di nuovo, e fino a quel punto io lo lascio totalmente libero di fare della sua eredità tutto quello che vuole, di dissiparla come vuole. Non intervengo, non sono un Dio miracolistico che interviene, cioè, siete liberi, avete avuto l'eredità, cosa ne fate? Affari vostri. È possibile pensare a una gratuità più gratuita? Ma è la grazia pesante, perché è la grazia della libertà. Probabilmente non c'è grazia più. E allora su questo potrebbe la filosofia interrogarsi ulteriormente.
È veramente un dono gratuito quello della libertà. Intanto, se c'è un dono pericoloso, è quello, no? Se c'è un dono pericoloso. Siamo affidati a noi stessi, ma chi siamo? Ci hai fatto un bel dono. Sì, gratuito, perfettamente gratuito, ho capito, non potrei ricambiarlo altro che facendo come te, cioè cosa? Svuotandomi totalmente. Ma come fa l'uomo a raggiungere quella dimensione di kenosis che è del padre? Come fa l'uomo? Che pretese che ha la cristianità, che pretese, lo dicono i musulmani, no? Ma che pretese ha? Pochi comandamenti semplici, siamo un povero gregge, signori, siamo un povero gregge, siamo dei poverelli, poche pretese semplici da seguire facilmente, andiamo una volta nella vita a Mecca, facciamo un po' di carità, poche regolette. Questo mandato no, questa pretesa di essere chiusura del discorso delle beatitudini, di essere perfetti come il Signore nei cieli, perfetti, telelevi, telos, perfetti, non c'è possibilità di tradurre diversamente. Eppure, questo ci chiede, e basta riflettere sul suo dono per capire che appunto sarebbe essere perfetti. Ma però noi possiamo anche, come dire, immaginarci e pensarci sullo sfondo di questa perfezione, no? E allora cosa dovremmo dire? Sì, come ricordava sempre Martini, no? Sì. Noi capiamo la tua domanda, capiamo la tua parola e capiamo insieme anche la nostra miseria di corrispondere alla tua parola. In questa miseria però è una miseria che agisce, non è una miseria quieta, pacifica, è una miseria che cerca costantemente di superarsi, di oltrepassarsi. Combattiamo la nostra miseria, no? Nel tentativo di seguire la tua parola, pur comprendendo che non avremo mai la potenza del tuo dono, che il nostro donare non sarà mai come il tuo, ma però ci può essere un'analogia, e comprendiamo anche, diranno i cristiani, che comunque per seguire questo tuo mandatum novum occorre una grazia, cioè occorre un altro dono. Allora vedete la paradossalità dal punto di vista della filosofia, no? Perché qui subentra, per poter seguire quella parola, subentra un dono successivo, cioè c'hai un dono fondamentale che si esprime nell'idea di kenosis, ed è il dono della libertà, come dice Dante, il supremo dono che Dio ci ha dato, la libertà, è un dono duro. Non sarebbe stato meglio che ci avesse fatto tutti i servi magari di un sovrano saggio e buono? No, ha deciso di farci totalmente eredi, cioè liberi. Dono pesante, che però è gratis, perché nulla chiede in contraccambio. Ma qui c'è un altro dono, che per seguire il suo mandatum novum occorre essere aiutati, se no non ce la possiamo fare. Ma non abbiamo detto che lui si è svuotato totalmente? Allora, come fa, se si è svuotato totalmente, a continuare a donarci la sua grazia, a aiutarci, a soccorrerci? Il padre della parabola del figliol prodigo è assente nella vita dissipata del figlio, attende il suo ritorno. È assente? Domanda. Forse no. Cioè,
In che senso non è assente? Nel senso che è nell'angoscia del figlio. Che cos'è che salva il figlio al prodigo? Che cos'è che lo salva e gli permette di ritornare al padre? L'angoscia, la sofferenza. È la sofferenza, l'angoscia che lo continuamente lo agita in cerca di una soluzione, diciamo. Se fosse indifferente, se fosse quieto, se non fosse agitato, se non provasse alcuna angoscia, non sarebbe mai tornato. Quindi è soltanto attraverso l'angoscia che si ritorna al padre. Questo è chiarissimo in Paolo, nella lettera ai Romani in Paolo è chiarissimo. Se non provo angoscia, a un certo momento proprio angustia, soffoco, il movimento, il contromovimento che dall'andare via fa ritornare, la conversione, che in ebraico suona appunto ritorno, termine conversione in ebraico è ritorno, e ritorno non ci sarebbe mai. Quindi potremmo anche dire che non è necessaria per il ritorno una grazia superaddita, come direbbero i teologi, perché basta la nostra angoscia. La capacità che qui noi non siamo capaci di corrispondere a quel dono, alla gratuità di quel dono. Non siamo capaci, allora diciamo la parola, di perdono. Magari siamo capaci di donare qualcosa, ma non siamo capaci di perdonare, un dono al quadrato, per così dire. Quel dono che non è semplicemente dare qualcosa, no? Ma essere capaci di rimettere i nostri debiti, cioè di essere immagine di quella che è Enosis. Quel dono che è perdono, cioè che non si limita a dare qualcosa, ma libera l'altro. Perché il dono perfettamente gratuito del Signore, che si manifesta nella Kenosi, è la liberazione del figlio. Il figlio diventa pieno erede, cioè perfettamente libero. Questo è il perdono. E allora il perdono per noi è rimettere i nostri debiti. No, come il Signore, noi li rimettiamo, li abbiamo già rimessi, ma non soltanto una emporiche tecne, no? Noi doniamo soltanto nella misura in cui liberiamo, rendiamo liberi così come siamo stati resi liberi, così come tu mi hai reso libero facendomi erede, così io rendo liberi, faccio eredi gli altri. Questa è la dimensione del perdono, della dimensione del perdono. Una missione che si gioca tutta all'interno della libertà, dell'idea di libertà. Come il Padre, il maggior dono che ci fece, è la libertà, così io posso pormi in analogia con quel dono, anche se non lo raggiungerò mai, ma in analogia, essere immagine di quel dono, nella misura in cui io non dono questo o quello all'altro, ma dono all'altro l'essere libero. Lo faccio erede, così come io sono stato fatto erede. Erede gratuitamente, cioè l'altro riconoscerà il mio dono se vuole, e se non vuole non lo riconosce. Non lo rendo libero in attesa che lui mi riconosca il dono, perché questa è tecnica commerciale che non ha nulla a che fare con l'idea cristiana di dono. Ed è anche molto lontana dalle idee pagane più nobili, come quelle filosofiche, platoniche, stoiche, epicuree, eccetera, eccetera. Dove ci collochiamo noi?
Dove ci colloca la nostra civiltà? Dove sta rispetto al dono? Sfiora la radicalità del mandatum cristiano, della sua idea di gratuità del dono? O ci limitiamo a credere che donare gratuitamente sia semplicemente dare qualcosa, magari senza proprio aspettarci immediatamente in cambio qualcos'altro? Come intendiamo il rimettere i nostri i debiti ai nostri debitori? Come lo intendiamo? Dilazionare un po' gli interessi o liberare? Come lo intendiamo? Qui è un problema fondamentale, e chiudo, perché? Perché sia per la cultura classica sia per ogni comunità il problema del dono è sempre stato fondamentale, non è un problema astratto, è un problema fondamentale, cioè gli antropologi lo sanno bene, non è possibile pensare una comunità dove non vi sia un meccanismo di dono di qualche tipo. Cioè, se una società si regge soltanto ed esclusivamente attraverso meccanismi di scambio, cessa di essere tale. Ma non è che sia una cosa indolore se cessa di essere tale, e diventa una società aperta ad ogni conflitto, perché i meccanismi di scambio sono quanto di più debole possa reggere, perché il contratto, il patto, per quanto sancito da leggi forti, anche bene strutturate, leggi leggibili, eccetera, eccetera. Il contratto è sempre qualcosa che mi vincola fin tanto che il mio interesse in quel contratto viene riconosciuto. Perché se no io cercherò in tutti i modi di violarlo, per forza. È un diritto di natura, dice Spinoza. Se un contratto non soddisfa più nessun mio interesse, perché dovrei continuare a quindi se tutto si regge su meccanismi contrattuali pattizi, la comunità si regge su fondamenti debolissimi, per quanto buone siano le leggi e buoni i suoi governanti. Perché è chiaro che se quel contratto non soddisfa più il mio interesse perché il tempo si evolve e le situazioni cambiano, io farò di tutto per violarlo. Direi che al limite è un mio diritto naturale. Quale natura mi costringe a non fare il mio interesse? Quindi ogni società ha sempre pensato a una dimensione di dono da contrapporre e bilanciare il commercio, l'imporichetecne. E l'ha pensata diversamente, sostanzialmente, nei termini di scambio, d'autodesk, abbiamo detto, ma poi anche affinando questa concezione, no? E avviandosi verso l'idea di una gratuità del dono. Ora, ripeto, la gratuità del dono, l'idea ultima di gratuità del dono, secondo me è insuperabile, è quella che ci viene presentata nella cristianità, ma con tutte le difficoltà, perché a intenderla radicalmente noi ci troviamo di fronte a qualcosa che forse ci può apparire impossibile da realizzare. Ci troviamo di fronte a qualcosa per la quale ci mancano le forze, ma chi siamo noi per poter seguire quell'esempio? Tuttavia, il fatto che questa idea sia apparsa, sia venuta, diciamo, è fondamentale per la storia delle civiltà, è fondamentale. E allora forse dobbiamo interrogarci sul suo sfondo, dobbiamo proiettare la nostra riflessione su quello sfondo e vedere che cosa in analogia a quello sfondo siamo capaci. E questo è lo sforzo che fa Paolo. Sì, guarda, capisco la tua miseria, no? Timbri ultra pessimistici nella lettera ai Romani, capisco la tua miseria. Però guarda che se tu ascolti la tua angoscia come l'ha ascoltata il figlio del prodigo, se tu l'ascolti, è qualcosa forse nella tua anima può mutare, conversio, metanoia, nella tua mente qualcosa può mutare, no? E la strada che ti ha portato via, no? Ti può essere la stessa che tu percorri ritornando.
Ma devi sentire questa angoscia, devi sentirla questa tua miseria, devi sentirla questa tua impotenza rispetto alla potenza di quel dono gratuito. Perché se non l'avverti, se ormai sei indifferente a quel mandatum, a quella voce, è chiaro che tu, al più, se va bene, starai all'interno di una dimensione di dono nella quale tutto si risolve appunto in una elemosina. Nella quale inevitabilmente vince l'orgoglio di chi dà, la superiorità di chi dà. No, il dono veramente gratuito è il dono di chi fa erede, di chi fa figlio, di chi dona vita libera, non solo vita, ma libera. Di chi nulla s'attende, di chi sparisce dopo aver dato vita, dopo aver reso liberi, e l'altro forse a un certo punto avverte l'angoscia di questo straordinario dono. Questo straordinario dono lo fa angosciato. Come? Come posso ridonare? Come posso essere all'altezza di questo dono? Come posso ridonare? E si mette in marcia e cerca il padre di nuovo, e cerca chi gli ha donato, chi gli ha parlato nel silenzio mentre era in quell'angoscia, mentre era appunto a dissipare l'eredità. Forse questo è possibile, sì, questo è possibile. E questa è una dinamica, una dialettica che forse può seguire, che dovrebbe essere al centro del cuore del credente, ma che può seguire anche il filosofo, perché è qualcosa che si può... su cui si può ragionare, no? Che può essere articolato anche in un discorso del tutto logico, infine, no? Perché nulla di questa dimensione che ho cercato di mostrarvi deve essere ignorata dal filosofo. No, è una cosa che può essere perfettamente seguita. Può essere perfettamente seguita. L'altezza di questo dono gratuito può essere perfettamente compresa. E può essere perfettamente compreso anche dal filosofo il fatto che occorre una grazia per poter essere adeguati alla graziosità di questo dono. Sì. Ci vuole qualcosa che è appunto divino. Divino. Perché questo deve essere soltanto un tema e una parola che ha un ordine, che rientra in un ordine meramente religioso, ma perché mai? Ma perché? Il credente crede a certe manifestazioni del divino, no? Non al divino. Il divino può essere benissimo del credente e del filosofo. Anzi, io credo che se non c'è questo denominatore comune non è possibile in alcun modo neanche intendersi. Ma il credente crederà, non crede a Dio. Il credente crede in questa o quell'altra manifestazione del divino, cioè che quella è manifestazione del divino, no? Perché i cristiani si dicono cristiani? Perché credono in Dio? No, se no si direbbero deisti, non cristiani. Credono che Gesù, il Cristo, sia la manifestazione di Dio, no? Il credente crede questo. Ma la manifestazione di Dio ha a che fare col divino, ma del divino può parlare anche il filosofo, e come? Possiamo pensare appunto, quando pensiamo alla gratuità del dono nei termini in cui abbiamo cercato di ragionare, non abbiamo pensato qualcosa di divino? Certo abbiamo pensato qualcosa di divino. La possibilità di donare in quel modo è divina. La parola di Gesù quando ci dice ama il nemico è divina. E quale uomo è capace? Se un uomo è capace, è un uomo divino. Quindi vi è una divinità all'interno di quelle parole che va riconosciuta come tale. Da dove viene? Da quale esperienza umana viene, Gesù, il fatto che tu ami il nemico?
Ma dove mai l'hai visto? Infatti si dice, vi è stato detto, occhio per occhio, dente per dente, cioè dice l'opposto. Vedete l'ironia di Gesù, no? Dice, guardate, io non voglio cambiare uno iota della legge. Cavolo! Non vuoi cambiare uno iota della legge? Dici, è stato detto, occhio per occhio, dente per dente, e io vi dico ama il nemico. Beh, insomma, forse uno iota è cambiato. Però Gesù che intende dire? Intende dire che è la spiegazione spirituale della legge, ma è un'estremizzazione radicalissima, che si conclude appunto con le parole che ho citato, siate perfetti. Ma se non senti l'angoscia del tuo non essere perfetto, e questa la può sentire sia il credente che il non credente, se non senti l'angoscia del tuo non essere perfetto, se non senti l'angoscia della tua incapacità di rimettere i debiti, se non senti questa angoscia, come puoi pensare di trascenderti? Come puoi pensare, se non senti questa angoscia, come puoi pensare appunto di poter eccedere la dimensione puramente commerciale del dono? Se non senti questa angoscia della miseria dei tuoi modi di fare dono, di donare, di dare, se non senti tutta la miseria, l'inopia con cui tu operi in questa dimensione, come puoi pensare di corrispondere a quel mandato? Non ci corrispondo, bene, non ci corrispondi, ma senti l'angoscia di questo tuo non corrispondere, è fondamentale questo, perché se tu invece ti è indifferente questo e sei del tutto soddisfatto di un dono che è un dono di scambio, più o meno, lì starai, lì resterai. Allora il problema da chiedersi ognuno di noi è in hoc seculo, in quale dimensione del dono intendiamo collocarci, verso quale dimensione del dono intendiamo collocarci. E questa domanda è una domanda radicale sia per la fede, credo, per i credenti, sia per chi pensa e basta, che tra cui sono anche i credenti ovviamente, ma anche chi semplicemente pensa, chi semplicemente riflette filosoficamente, sociologicamente sulla realtà attuale, deve porsi questa domanda, perché probabilmente siamo in una situazione nella quale il timbro della gravità in tutta la sua complessità sta scomparendo. Ho questa sensazione. E allora riprendere l'interrogazione su questa dimensione con la necessaria radicalità, senza sconti, forse è necessario, e filosoficamente e anche per il credente. Una o due domande, ci sono. Allora, contravvenendo allo stile delle meditazioni, due domande. Se ci sono o due domande, subito, Massimo Cacciari. Sì, alzi la voce. Alzi in piedi, magari. Sì. Altra, lascia. Seconda domanda? Sì? Se si alza in piedi, per favore, grazie. Io pienamente quello che hai detto, perché in realtà un bagaglio che avevamo proprio come comunità. Una cosa mi lascia perplessa. Adesso lo traduco nella pratica. Allora, la conoscenza, ok, però cosa vuol dire per il cristiano? Perdonare e rimettere i debiti, deve esserci qualcosa di
Facciamo la Trinità, tre, triade. I filosofi come i teologi funzionano la triadi. Se non c'è il tre, rimangono. Ecco, bene, la triade lì. Dai, alzati e di. Come? Come? Va bene. No, non è vero che non ho usato la parola amore, l'ho usata nel contesto più radicale, ama il nemico. Ama il nemico, certo, ma non posso pensare un amore più radicalmente di così. Ripeto, mi interessano le idee al loro limite, però dopo dentro ci sta tutto, ma al loro limite. Quando ho detto ama il nemico, questa è la misura massima di amore che sia concepibile. Dentro ci sta tutto il resto che volete, ma il mandatum novum si esprime nella sua radicalità lì, anche nella sua radicalità rispetto al primo patto, al Vecchio Testamento, perché lì è il momento anche di più acuta contraddizione col Vecchio Testamento nelle beatitudini. Non è mio compito, non è dire che cosa si può fare praticamente, non lo so. Diventerebbe, sì, qualche indicazione pratica, ma non lo so. Cioè, il problema per me è un problema di atteggiamento, ma di atteggiamento spirituale, culturale. Come ci atteggiamo nei confronti di questo problema nella nostra vita, quotidianamente, in tutte le situazioni, come ci atteggiamo? Sentendo la povertà magari di ciò che facciamo, sentendoci orgogliosi di ciò che facciamo quando facciamo qualcosa di bene, sentendoci servi inutili, come si sentiva il cardinale Martini. Questo, cioè, è l'atteggiamento che conta, da lì poi derivano le pratiche, se no diventa una pura etica, diventa, e secondo me, soprattutto per i cristiani, diventare pura etica è la fine. Quindi le grandi idee, no? Ciò che appare in quel testo, nel Vangelo, in quei testi, eccetera, eccetera, è illumina, è un'idea, indica un modo, una forma con cui affronti la realtà, no? Non dà dei precettini. Infatti gli dice, quali sono i comandamenti? Questo, ama. E dunque, è certo, l'educazione, certo, fondamentale, è chiaro, tutto ciò avviene attraverso un esercizio di comunicazione, di dialogo, non del maestro che eccetera, ma di dialogo, di comunicazione, di scambio, certo. Questo vale per qualsiasi cultura, ovvio, no? Deve esserci una condizione anche di quelle idee di dono di cui ho parlato, è una condizione dialogica, no? In cui noi ci doniamo reciprocamente la parola. Ci doniamo reciprocamente l'ascolto e la parola, no? Senza la pretesa, è proprio la base elementare, poi, no? La base elementare non è il limite estremo del concetto che ho stressato, eccetera, eccetera, ma è la base elementare. Se non siamo capaci di ascolto e di donare liberamente la parola, ma la parola che esprimiamo soltanto per convincere l'altro, tutto quello che ho detto verrebbe meno all'inizio, al primo passo. Quindi certo, l'educazione, ma non l'educazione nel senso del maestro e del discepolo, l'educazione, l'educarci reciprocamente, cioè cosa vuol dire educare? Educare, il portarci attraverso il dialogo reciprocamente fuori dall'amore di sé, dalla propria filopsichia, dalla propria filautia, dal proprio interesse, educarci, trarci fuori dialogando dalla cura ossessiva del proprio avere, trarci fuori,
de avere, trarci fuori, farci capire reciprocamente che non abbiamo, che siamo in debito. Questa, certo, è il lavoro dell'educatore, certo, ma siamo tutti educatori e tutti educandi. Questo è fondamentale, perché appunto un maestro che pensa di essere lui l'educatore e gli altri che devono semplicemente stare a ascoltare, non ha capito nulla di nulla di tutto ciò che abbiamo detto finora. Vi saluto. Grazie.